Faccio una piccola premessa che questa relazione è frutto non solo dello studio, ma anche dello stare con i ragazzi, perché ritengo che questo ateismo pratico di cui ormai siamo immersi e questo individualismo, profondo che nega quasi l'evidenza di una verità oggettiva possa, così intercettare Rosmini e assumerlo come maestro, almeno come così, in modo forse indegno, ho fatto io, avendolo scoperto e pian piano poi studiato. Quindi diventa una risposta al mondo giovanile. Ecco che parlare di teologia spirituale Rosmini è come entrare nel mare di tutta la sua opera. Io penso, da quanto ho potuto leggere, di lui, che davvero ogni cosa che scrive abbia come sottofondo una profonda, una solida spiritualità. Non è un filosofo puramente razionale, puramente dedito all'intelletto, potremmo dire, ma è un uomo di Dio che usa la facoltà della ragione per arrivare, per dire il suo cuore. E questo diventa per me, criterio, motivo di studio e di comprensione. Ecco, questa era un po', l'introduzione. Parliamo dunque di desiderio. Ecco, anche qui ho provato a sfogliare nella sua opera e anche soprattutto le lettere, soprattutto quelle ascetiche, se ci fosse stata una vera definizione del desiderio, in realtà si parla proprio in modo generico. Passiamo dalla possibilità di una visita, desiderava vedere qualcuno appunto a cui scriveva una lettera, alla soluzione di un problema, insomma a un'affezione. Sono pochissime in tutta la sua opera le descrizioni del desiderio. E allora io vorrei partire semplicemente come uno dei tanti punti di vista da quello che è la massima di perfezione, che è la prima. Quindi desiderare unicamente e infinitamente di piacere a Dio, cioè di essere giusto. Perché mi sono convinto che questa sia la strada di comprensione di una teologia spirituale del desiderio come radice di una carità intellettuale, cioè che diventa appunto la via per raccontare agli altri e per educare gli altri ad amare il Signore, perché la forma più alta della giustizia è appunto di rendere a Dio ciò che è di Dio. Non tanto come la restituzione di un bene dato, ma come la partecipazione a un bene donato. E che l'uomo si ritrova all'interno del proprio io in quelli che sono le due, diciamo, sfaccettature dell'uomo, che è l'essere ideale e che è la grazia. Entrambe le cose donate e intersecate, secondo me, da quello che diventa il desiderio. Quindi la radice desiderativa dell'uomo sta proprio nel riconoscere, nel trovare in sé questi due elementi. E quindi diventa ricerca continua. E la stessa santità non è il porre degli atti belli, ma è la fattività, ecco la carità, la fattività di questo desiderio, e quindi diventa una strada. E nello stesso tempo è un desiderio che pone l'uomo ad assorbire la bontà divina. Più volte mi sono convinto di questa cosa, della differenza tra l'essere bravo e l'essere buono. Quando le persone mi dicono, mio figlio, mio nipote, è un bravo ragazzo, i primi tempi da prete me la prendevo, cioè bravo, va in chiesa, di qua, di là, eh. Adesso invece ho capito che hanno ragione, è vero, sono dei bravi ragazzi. Perché il bravo è una persona che sta alla regola, che non dà fastidio sostanzialmente, che non arreca danni, ma mi chiedo se è buono.
Forse la vera differenza sta qui, nell'essere buono. Allora non tutti sono buoni. Già il Vangelo lo dice. Negli Atti poi appunto ho citato il Vangelo, quando Gesù dice: ma voi che siete cattivi. Dio solo è buono. Quando uno va lì da Gesù gli dice: maestro buono. No, maestro buono niente, solo Dio è buono. Quindi già c'è questa cosa. Allora il desiderio diventa l'assorbimento di una bontà, perché si trasformi quella bravura che potrebbe essere strutturale dell'uomo, che potrebbe essere anche caratteriale dell'uomo, in qualcosa di più grande, che è appunto la profonda unione tra l'uomo e Dio. Questa profondità desiderativa nasce da un vuoto. Ecco, la stessa parola desiderio significa mancanza degli astri, mancanza delle stelle. C'è qualcosa che manca dall'alto. C'è qualcosa che dice che l'uomo da solo è incompleto. Necessita strutturalmente di un riempitivo che quindi può trovare soltanto in colui che lo ha pensato, creato, amato. Sempre, sempre nonostante tutto. E questo, soprattutto nell'antropologia soprannaturale, quando Rosmini parla del battesimo, si può evidenziare come il battesimo sia la via percorribile, descrittiva, di quello che l'uomo non riesce a percepire, ha in sé, ma non riesce a descrivere. Ecco, allora la congiunzione tra l'idealità, l'essere ideale e l'essere reale, quindi il desiderio che tiene unito, perché il desiderio spinge alla realtà e quindi il battesimo diventa quella realtà descrittiva di quel vuoto, un vuoto che può essere riempito, un vuoto che è riempito dalla relazione profonda, che trasforma lo stesso uomo, strutturalmente cambiandolo, da creatura a figlio, figli nel figlio. E allora Rosmini dice: il desiderio è quell'appetito razionale che sorge in un essere intelligente quando questi giudica che a sé sia bene l'avere o il godere una cosa che non ha o che non gode e che apprende come possibile ad aversi o a godersi. Quindi il termine di paragone per il nostro io non è un oggetto, ma un oggettivo soggetto. Non è un qualcosa da cercare in modo oltre la persona così, e neanche in modo individuale, ma è una realtà che viene incontro all'uomo. E la garanzia di questo è il battesimo. Quello che conta per l'interpretazione dei testi rosminiani è leggerli in qualche modo nella loro totalità. Non si può prendere. Noi non abbiamo un trattato in Rosmini sul desiderio rispetto, per esempio, all'essere così, ma lo possiamo individuare, snocciolare. Per questo che dico che la teologia spirituale di Rosmini, più che un libro, è il sottofondo, l'armonia di tutte le note musicali che lui compone sul pentagramma del suo discorso filosofico. E quindi è qualcosa che va ricercato in profondità, quasi come un lavorio di bella manifattura, andare lì proprio a cercare l'origine dei fili. E il filo è sempre quello che si diceva prima, quell'ora di meditazione, quello stare davanti a colui che mi ha creato. E questa diventa l'eccezionalità. L'originalità di Rosmini, secondo me, poi chiedo scusa se sta nella banalità dell'agire, dove la banalità, se oggi viene considerata una cosa appunto da scartare, lo scarto, in realtà è il dettaglio che fa grande una persona. Io ho imparato da lui che sono le piccole cose, ed è interessante come nell'arte filosofica, nel suo argomentare, sia minuzioso, a volte anche
difficile, noioso, perché uno dice, mamma mia, e sta lì e spiega. Però questo è quello che viveva lui. Perché la santificazione della persona parte dalla purificazione interiore che non nasconde nessuna cosa di sé, nessuna ombra. E questo diventa anche la sua chiarezza filosofica, che a volte invece poi quando uno la studia sembra l'incomprensione, perché uno dice, mamma mia, però se poi la si gusta pian piano, lui ti porta fino in fondo, devi entrare dentro, ecco la profondità che è lo slancio reale del desiderio. Ed è quindi il desiderio la base di ogni profondo incontro. Ecco, mi piaceva confrontare Rosmini con Jacques Lacan, il quale mi ha fatto riflettere su una cosa. Dice, si sofferma, desiderio de, è sempre il desiderio del, questa preposizione articolata mi piace, perché dice desiderio dell'altro. E Lacan fa tutto un discorso su questo del, quindi questo uscire da sé e l'altro dice qualcosa a me, dove Lacan mette la A maiuscola. Allora uno nell'immediato pensa a Dio, in realtà lui non pensa a Dio, altro vuol dire la cultura, vuol dire le mode, vuol dire anche l'inconscio, cioè ciò che è oscuro all'inizio all'uomo e necessita poi di un'entrata in sé, però è qualcosa sempre di altro. E questo mi dice, mi ha fatto pensare a una cosa profondamente spirituale. Il desiderio del significa il mio desiderio è il desiderio di Dio. Cioè quel dell'altro va a incrociare quello che è il desiderio di Dio per me. È importante questa cosa. Io rimetto la mia libertà, il mio modo di essere nei confronti di qualcosa che mi determina, che mi dice. Può essere la cultura, dice Lacan, può essere la moda, uno pensa di desiderare lui, in realtà è come dire, è il desiderio della moda che determina te. Questo è interessante anche con i ragazzi, quando dico, oh, continuate a dire che siete liberi, e poi vi vestite tutti uguali, tutti avete le scarpe uguali. Se mette uno le scarpe bianche, tutti le scarpe bianche. Quasi a dire, dove sta la mia libertà, il mio desiderio di originalità, è consegnato, come diceva anche Hegel nella Fenomenologia dello Spirito, servi e si è padroni nell'autocoscienza. No? Uno si, come posso dire, si dà la sua libertà, la consegna a qualcuno che in qualche modo la determina. Preso questo e messo all'interno di Rosmini, mi sembra chiaro ancora di più il quadro di questo desiderio di giustizia. Consegno la mia libertà perché Dio la determini. Quindi se già è un dono previo la libertà, diventa ancora di più liberata, salvata, perché è consegnata. E questo mi ha fatto parecchio riflettere sul fatto di considerare il desiderio come la fattività, la realtà della salvezza, della possibilità di salvezza, perché la salvezza è dono, però sta a noi accoglierla o no. Più il desiderio si allarga, più trova le forme, cioè ricerca le forme concrete, storiche, reali per assaporare questa salvezza. E allora vedete che sempre di più quello che è intuito dentro di sé, che muove, che fa da motore al desiderio, incrocia, necessita la realtà, la rivelazione, l'incontro con il Signore. E quindi non si può prescindere anche a parlare di desiderio e quindi di carità intellettuale da questa fattiva esperienza che è tenuta insieme da quello che viene chiamato essere morale, ma anche essere spirituale. Generalmente si dà sempre molto l'aggettivo morale, però essere spirituale, cioè è quel legame profondo che interviene,
interviene già una parola sbagliata perché sembra quasi che ci sia un secondo tempo, invece è contemporaneo, però dice appunto la bellezza del desiderio, oppure il desiderio può essere il volto bello o il volto concreto di quella unione tra l'ideale e il reale, intravista da Rosmini nella sua filosofia nell'essere morale. E quindi l'amore per Dio, che è conseguenziale al desiderio, è imparentato con l'idealità dell'essere ed è la stessa grazia triniforme nella struttura dell'uomo e quindi diventa incipit per un'operosità dallo stampo cristico verso il prossimo. Perché la carità intellettuale altro non è che l'applicazione della carità, ma seguendo la lezione giovannea anche da Rosmini stesso, la carità è Dio. E quindi la forma più alta della carità è l'imitazione di Cristo. E quando uno imita Cristo, assume il desiderio di Cristo. Eccolo qui, quello che dicevo prima di Lacan. Assumo il desiderio di Gesù per essere anch'io a mia volta, dunque, carità nei confronti degli altri. E qui io noto, e anche ai ragazzi che seguo, dico sempre che non si può essere persone di carità senza avere e vivere la carità che è Dio. Siamo dei bravi filantropi, ma non dei bravi cristiani, o meglio, dei buoni cristiani. Forse bravi sì, ma non è detto buoni. Quindi quello che dicevo, ciò che sembra banale, in realtà, secondo me, è il vero, la vera originalità rosminiana. Ogni piccola cosa, dalla vita fraterna, dallo studio, dalle varie relazioni, dalle lettere, dalle molte, molte lettere che ha scritto e quindi che mostrano come lui avesse a cuore le varie situazioni, da quella più nobile, alta, a quella di aiutare il papà a educare il figlio perché è disperato, a ogni cosa mostra questo grande desiderio di portare tutti a Gesù, che è quello che poi diventa la regola di Don Bosco, a Domenico Savio, e io immagino, non c'è nessuna prova storica, che nei dialoghi tra Don Bosco e Rosmini magari se la saranno anche detta questa cosa, no? Portare amici a Gesù è una delle cose per diventare santi. E non è forse la più alta forma di carità intellettuale? Non è forse tutto il processo dell'incrocio tra intelletto e spiritualità che può aiutare una persona a discernere e a portare il suo animo verso questa realtà di Cristo e farla sua. E questo è un po' quello che così che penso e che cerco di capire attraverso quella prima massima come giustizia. Quindi la carità intellettuale diventa quella forma data dal desiderio di essere per Dio, di essere in Dio e quindi allora capaci di essere per gli altri. Allora entriamo dentro questo rapporto tra desiderio e carità intellettuale e io ho provato a individuare questa, non so se è una cosa un po' azzardata, comunque ho provato a leggerlo attraverso il testamento spirituale che Rosmini consegna all'amico Manzoni dal letto di morte. Sappiamo tutti che è fatto di tre parole, usate tantissimo, anche nella cappella ho visto a Stresa, l'hanno scritte, tacere, godere e adorare. Ecco, io penso che l'incrocio e che sviluppa una teologia spirituale rosminiana tra desiderio e carità intellettuale sia raccolto dentro queste tre piccole parole che negli atti svilupperò di più, adesso vi dico velocemente. Il tacere si compone sostanzialmente di due capitoli. Il capitolo, come qualcuno già diceva, della passività,
e che sembra in contraddizione col desiderio, ma in realtà non lo è, è il capitolo dell'offerta di sé. Partiamo dal capitolo della passività. Ah, uno pensa il desiderio è uno slancio verso, è un'uscita, è una forza centrifuga. La passività sembrerebbe invece qualcosa che entra dentro, invece no. Secondo me, per poter desiderare, devi fare spazio. Non puoi accogliere la realtà che tanto vuoi se non lasci in te qualcosa che permette alla realtà di entrare. E questo è necessario attraverso il tacere, cioè attraverso il silenzio. Ecco perché ci teneva la meditazione, ecco perché la sua giornata si riempiva sempre della parola di Dio, no? Lo studio della parola di Dio, l'imitazione di alcune figure, tant'è che lo stesso De Giorgi nei suoi scritti, l'ultimo fatto, ma anche quello fatto nel 95, sul Sacro Cuore, la devozione al Sacro Cuore, tutto quell'impianto, ecco, Rosmini sembra copiare quello che dicevo, la banalità, ma in realtà è il suo originale, assumere il dato, i dati della spiritualità e trasformarli secondo questo desiderio di santificazione. E quindi la passività diventa un fare spazio. È come, se usiamo l'immagine, è quel tendere l'arco. Per poter far sì che la freccia vada lontano, è la capacità di ritrarsi. Quindi il desiderio ha questa doppia funzione, non solo una, non è solo andare oltre. Vai oltre se hai uno slancio ad andare, ma lo slancio lo si coltiva nel rimanere. Quindi nel fare spazio dentro di sé. Uno spazio che arriva, ecco la seconda cosa, a sacrificare se stessi. È il grande sacrificio descritto anche dall'Antonelli della ragione. Cosa aveva Rosmini? Un filosofo cos'ha? Usa la ragione. E quando si deve mettere da parte diventa difficile. E non è da tutti. Non è da tutti il silenzio di Gaeta, non è da tutti ritirarsi al Calvario, è per chi sa che il meglio è Cristo. E questa è una nota profondamente spirituale e profondamente banale, perché a raccontarlo dice, vabbè, cosa fa il cristiano? Deve assomigliare a Gesù. Semplice. Poi quando ti metti dietro capisci che è la cosa più difficile. E non un copiare Gesù, come voleva fare Ignazio all'inizio, ma è un imitare Gesù, che è ancora più difficile, perché va interpretato nel proprio vissuto ciò che apparteneva a livello storico a qualcosa di passato. E quindi vuol dire conoscere, perché tu puoi interpretare e applicare solo se ti metti e fai spazio e accogli per quello che è, non per quello che tu vorresti, questo è il desiderio. Per quello che l'altro si pone, quindi non faccio di Dio ciò che voglio io, non creo una struttura divina, come diceva Feuerbach o Marx o tutta la compagnia lì, ma riconosco in me i segni e la traccia di Dio. Il vuoto quindi dell'uomo strutturale è un segno che Dio lascia, perché l'uomo si accorga che da solo non può essere. E quindi questa relazionalità non è tanto il tema di questi anni, sinodalità, relazionalità, tutti che parlano di questo, e la mia paura è che si riempie, tutti parlano di questo e poi alla fine non si conclude nulla, ma la relazionalità è cosa profonda, ma già, come dice Rosmini, l'essere persona, già quando uno dice che l'uomo è persona è già relazione. Ma è presa sul serio fino in fondo, perché è una relazione non posta dall'individuo nei confronti degli altri, ma una relazione donata, cioè è strutturalmente l'uomo capace di relazione. È nel momento in cui anche sa mettersi da parte. Perché essere relazione significa anche stare nel silenzio, come il silenzio del Calvario.
quando dice appunto ai suoi novizi, o monte, e lo esalta questo monte. Perché arriva a esaltare questo monte? Perché ha fatto del suo cuore il luogo dell'incontro del monte, quindi il tacere. Per poi arrivare al godere, beh, anche qui è difficile poi in modo acribico tagliare, perché uno è intersecato con l'altro. E io intravedo questo godimento, questo paradiso in terra nell'Eucaristia, in quello che è la benedizione eucaristica. È il sentirsi dentro un bene grande, questo è il godere. Capace quindi di tacere, capace di mettersi da parte, di fare spazio, perché questo altro da me, che è bene per me, entri in me e mi renda come lui, cioè buono. Allora il godere sta proprio nell'essere aperto ad una benedizione, a un dire bene da parte di Dio nei miei confronti. Faccio un piccolo passo indietro, ma che tiene unito sia il tacere... Tre minuti. Poco. Che tiene unito sia il tacere che il godere. E lo vado a riprendere da uno psicanalista e pediatra, Winnicott. Mi è sempre piaciuto studiare questo personaggio, dove lui, osservando il bambino, ci consegna un dato interessante sul coinvolgimento dell'uomo nella vita e anche, potremmo dire, nella vita della grazia. Cioè, io sono convinto, partendo da lui, che c'è una zona intermedia tra il soggetto e l'oggetto. Lui appunto ha tutto il suo linguaggio, l'oggetto transazionale e così via, però mi piace questo spazio intermedio, perché è il luogo della profonda creatività. Cioè, è l'incontro effettivo con la realtà. La realtà quindi si racconta, mi dice, c'è bisogno quindi di un racconto. E questo sta tra me e l'altro da me. Quindi questi due poli hanno come posso dire, legame la creatività, che, se non sbaglio, è proprio il segno distintivo dell'uomo ed è quella scintilla di Dio nell'uomo. L'uomo sa dare il nome alle cose e si esce anche dalle grandi confusioni della vita quando si è capaci di dare il nome alle cose che creano confusione in sé, perché questa è l'arte dell'uomo, perché questo è ciò che lo fa assomigliare al Dio creatore. E allora quello spazio intermedio descritto da Winnicott con tutto il suo linguaggio psicanalitico legato appunto a come si conosce e si entra in dialogo con la realtà e come la realtà aiuta l'uomo quindi a strutturare una simbolicità in sé, ecco, io penso che questo ci aiuti a comprendere sempre di più e maggiormente questo tacere e questo godere. Per arrivare infine, l'ultima cosa, all'adorare, quindi all'adorazione, dove mi pare che quello che intellettualmente parla di inoggettivazione diventi la realizzazione spirituale, cioè questa profonda comunione. Mi piace dire questa comunione possibilitante, nel senso che dà la possibilità all'uomo di vivere di lui. Quindi adorare significa entrare, lasciare spazio e nello stesso tempo entrare dentro, quindi una profonda unione, una profonda correlazione che diventa partecipazione al divino, perché il divino che io, diciamo, intravedo in me e ho il linguaggio, una volta conosciuta la realtà, per saperlo dire, raccontare in quello che trovo in me, quindi il divino nell'uomo, ecco, io possa poi esportarlo. Quindi un'adorazione che non è soltanto uno stare davanti, ma è uno stare per. Un'adorazione che diventa quindi fruttuosa, diciamo
aperta a. E quindi l'adorazione è desiderare il dono della santità in un reale abbandono all'opera divina. E l'adorazione quindi è imparentata con tutta l'arte della purificazione. Non si può adorare Dio se non si fa spazio, quindi, di purificazione, altrimenti si può adorare se stessi. E Rosmini appunto ha tutto questo modo per dire che quando lui dice che bisogna fare spazio, abbandonarsi alla provvidenza, tutto questo linguaggio è interessante perché dice che se tu continui a mettere il tuo io, il tuo io, il tuo io, senza la D di Dio, ecco, non si riesce ad arrivare all'adorazione. Diventa una forma devozionale. E Rosmini supera il devozionalismo dell'Ottocento. Ma lo supera così, non distruggendo, perché ad esempio anche lui usa una forma, quella, la forma appunto delle piaghe di Gesù, quindi ha delle devozioni, devozione all'addolorata, non è che non ha devozioni, ma non ha devozionalismo, cioè va oltre quello che è una pratica e va al contenuto, lì dove questo contenuto dice qualcosa ancora all'uomo. E quindi realizza quello che è il desiderio dell'uomo.